Quando è venuto Amadeus abbiamo fatto sentire Ricominciamo Tutto, che quando è nata un anno fa più o meno, io ero in Abruzzo, più o meno in montagna, sembra che quella canzone possa nascere da un pensiero critico, da una crisi, invece no, nasce da un'immagine stupenda, almeno da un'immagine piccola, un manto nevoso, bianchissimo, un candore incredibile, l'immagine più bella della mia vita, semplice. La mia compagna Ilaria con Stella, che era piccola, nata in un periodo storico che ha visto la diffidenza proprio sul pianerottolo come se fosse una cosa normale, no? Mascherina, non guardare, vai oltre, andiamo avanti. Invece speravo proprio che quel momento fosse passato ed è passato. Però in questo momento storico scrivo immediatamente con questa visione che ho avuto e che mi ha fatto stare benissimo, Ricominciamo Tutto. In realtà per noi è un atto di speranza, più che proprio una canzone di speranza, è un atto ricominciare tutto. Cioè, lo facciamo tutti e sei sempre. Forse un po' il segreto del fatto di stare insieme così da tanto tempo è questo, cioè che ogni giorno ricominciamo tutto. Un po' riprendendo un po' la frase di Pablo Neruda, cioè che è importante rinascere ogni giorno, no? Per lui ogni giorno si rinasce ed è la cosa più importante al di sopra del nascere stesso, cioè ogni giorno avere la possibilità di rinascere per se stessi e soprattutto nel rapporto con gli altri. È una canzone piccola che poi diventa grande per sei persone e quando diventa grande per noi sei, poi la speranza è che sia una canzone di tutti. Quindi quel Ricominciamo Tutto sicuramente non è legato solo a quella visione che ho avuto io, ma poi già tradotta nelle nostre emozioni diventa un climb in cui crederci, cioè vogliamo ricominciare tutto e non c'è una cosa negativa in particolare da cui riprendere e ripartire da zero, ma c'è proprio la voglia di dire per stare bene bisogna azzerarsi, bisogna avere la possibilità di riconoscere nell'altro una persona pura, pura avulsa, allontanata, ripulita da qualsiasi pregiudizio che ognuno di noi ha nei confronti dell'altro da sé, ma anche nel pregiudizio che io stesso ho di me. Mi sono imparato a conoscere negli anni e non mi piaccio per niente, spesso e volentieri. Mi piacerebbe conoscermi ogni volta e dirmi piacere, come ti chiami, ciao Giuliano, come stai, chi sei, che cosa fai, e non arrivare a pensare che tutto sia preconfezionato, precostituito, un pensiero che ho di me e degli altri. Quindi è un allenamento che già facciamo fra noi sei. Ogni volta in sala prove è una novità. E farlo senza pregiudizio ti porta poi a far succedere le cose come in questo caso in sala prove qualche giorno fa, e con la prima prova con l'orchestra, c'è stata un'esplosione di emozioni proprio vera, in cui ci siamo guardati e abbiamo pensato quasi come se stessimo suonando una cover. Sai, non so se posso descrivere questa sensazione per voi che scrivete, io scrivo pure e penso che succeda quando scrivete una frase e vi sentite bene, e vi sentite di essere creatori di un universo parallelo. In sala prove abbiamo provato per l'ennesima volta una cosa, come dire, no, è quasi, no, è così bella che non è nostra. Possiamo gestirla come se stessimo cantando una canzone di Battisti all'alba, come Lucio Dalla, come quando io provo con tutte le debite distanze, con tutti i miei limiti, provo a cantare i grandi, come è successo con Modugno, io sento quella bellezza lì e l'ho sentita con i Negramaro. Ci siamo emozionati, l'ho sentita con l'orchestra alle prime prove e l'ho sentita con ogni parola che avete scritto voi. Devo dire, questo è ricominciare tutto. E in questo caso Sanremo, ricominciare tutto senza veramente il pregiudizio che noi stessi, i giornalisti, chiunque ha avuto negli anni nei confronti del festival. Oggi sembra un po' più libero e sdoganato perché c'è stato un lavoro di contemporaneità che ha portato ad avere un festival che conta tanto anche in Europa, no? Anche nel resto del mondo. Cioè un po' dai, diciamocela tutto, questi sono i giorni di Hollywood sanremesi, cioè il nostro Oscar, no? La nostra settimana degli Oscar. È bello avere un paese che faccia una cosa del genere. Un viaggio fra questi a Berlino, sempre con Stella, in questo periodo un po' strano, con Ilaria, sono stato a Berlino e ho scritto una canzone, appena arrivato. Non ero mai stato, ho scritto Berlino Est, che sarà nel disco. Mi ha spinto l'emozione che ho provato, che comunque ritorna in Ricominciamo Tutto, in Space Oddity, in tutte
tutto il mondo di David Bowie, torneremo negli Allianz Studio a marzo a concludere un lavoro, che è un album nuovo che porteremo con orgoglio avanti. Abbiamo scelto i tempi giusti per farlo, cioè subito dopo Sanremo. Fare un disco e chiudere il disco dopo Sanremo vuol dire proprio farlo con la consapevolezza di quello che stai facendo, non solo di quella che è la proiezione ortogonale dei tuoi desideri, anche di quello che è il percepito, no? C'è una scrittura, ci sono dei provini bellissimi. Ho scritto questa Berlino Est, che ci ha spinto proprio a. Mi ha spinto a proporre a loro di andare lì, di andare in quello studio in cui gli U2 o David Bowie hanno, soprattutto gli U2 con Actum Baby, hanno dato un segnale di ritorno forte alla sostanza, no? Quindi uno fa tutto questo per augurarsi sempre di rimanere negli alveoli della sostanza, delle cose forti. E poi perché siamo abituati, grazie a Caterina, a Filippo, a fare il lavoro alla vecchia, che però credo possa portare bene anche le nuove generazioni di sempre. Cioè, noi abbiamo lavorato resettando, ricominciando tutto ogni volta, perché quando andavi a suonare in America eri uno stronzo pari a zero, meno di zero. Quindi lo facevamo con cognizione di causa, cioè scappavamo dal grande successo all'epoca e andavamo in posti in cui non ci conosceva nessuno per ricominciare da zero, perché lo studio ci dicesse: è una stronzata, è inutile che tutto quello che pensi pensi sia giusto. Quindi questa cosa ci ha permesso di viaggiare in studi bellissimi. Siamo stati a San Francisco, al Plant, siamo stati al Metalworks di Toronto, produttore di David Bowie, di Peter Gabriel, siamo stati dei Placebo, siamo stati a Nashville con King, il produttore per la rivoluzione sta arrivando, dei Kings of Leon. Il viaggio ci ha sempre caratterizzato e i dischi si fanno comunque, si devono riempire, soprattutto per una band si devono riempire di storie che ci raccontiamo, ma anche entusiasmi. Non è facile trovare un entusiasmo per fare il disco dopo 20 anni. Cioè, ok, con Contatto per esempio, Andrea è stato bravissimo perché ci ha preso nel periodo del Covid, studio studio, casa a casa, ha montato e assemblato un disco dalla distanza più totale, remota, remotissima. Quindi adesso la nostra voglia, e l'abbiamo diciamo dimostrata anche col tour subito teatrale, andando in Europa subito, c'è proprio andare in giro, viaggiare. Cioè, abbiamo sempre fatto musica per viaggiare, abbiamo sempre viaggiato per fare musica. Questa cosa ci mancava e quindi adesso non vediamo l'ora di. Perché poi succedono delle cose, per dirti, Solo per te con Paolo Preso non era annoverata nel disco Mentre tutto scorre, è nata in studio. A quel posto io non c'ero, scritta mentre raggiungevo loro a San Francisco. Altre canzoni importanti di Negramaro sono nate in viaggio mentre si raggiungeva uno studio, addirittura l'atmosfera dello studio stesso. Non è nostalgia, è un bel ricominciare tutto con. Quantomeno col piede giusto, poi si cade in un burrone, però il primo piede è su una terra abbastanza bella, forte, su cui ci sono passati tutti i maggiori influencer della nostra vita.